In un piccolo appartamento di Tarquinia, vicino Viterbo, un lavandino pieno di piatti e tante tazzine da lavare. Un uomo si infila una borsa a tracolla ed esce di casa. Ma chi è lei? Enrico Lambardiello. Zorchi lo guarda aspettando una risposta. Enrico, credendo che non abbia capito, ripete più forte. Enrico Lambardiello. E secondo lei questo può bastare come risposta? Senta, quando si interroga su se stesso, quando sotto un cielo trafitto da stelle mute lei si domanda chi è, scheletro tremante in mezzo ad un universo ostile al massimo indifferente, lei risponde: io sono Enrico Lombardietto. E si accontenta di queste stupide sillabe? Enrico Lombardietto. Intanto è Lambardiello. Ah, scusi. Lambardiello. Capisco la quintessenza del suo essere in quelle L. Lombardiello. Lambardiello. C'è anche una A. Tutta un'altra cosa. Lambardiello. Enrico Lambardiello. È qualcosa che colma un vuoto ontologico. Che anima gli abissi della creazione. Le opere di Kant e di Platone sembrano uno sberleffo metafisico a confronto della consistenza di queste L e questa A di Lombardiello. Come ho potuto ignorarlo fino ad oggi? Pino Quartullo, un architetto amante della... Mancato. Diciamo amante del teatro e del cinema. Qui al Frascati, sull'Estate Tuscolana, è andato in scena... Come se fosse lei. Ce la può raccontare com'è nato lo spettacolo? Due uomini che apparentemente non c'entrano nulla l'uno con l'altro, improvvisamente si incontrano. Un grande scrittore accetta l'intervista di un giornalista di provincia, di Tarquinia. Perché? Non si capisce perché. E poi si scopre che in quella città ha vissuto una donna che loro hanno amato. L'hanno amata in maniera diversa. Lo scrittore con la separazione, idealizzando l'amore. L'altro invece con anche la noia della quotidianità. E quindi questo spettacolo credo che sia un po' un abaco dei diversi modi di amare una donna. Ma quanti anni si possono vivere senza mai vedere esseri umani? Quanti anni si possono vivere vedendoli tutti i giorni? Eppure... dai suoi romanzi sembra che lei la conosca molto bene, la natura umana. Vede, nel regno animale ci sono due razze particolarmente noiose e monotone, i cani e gli uomini. Ci vuole poco a capirli. Che cosa ama allora? Le nuvole e i galli. I galli? Non mi sembrano così interessanti. Infatti, l'ho capito subito appena l'ho vista. E come è nato lo spettacolo? È nato dalla Fondazione Irti, per ricordare Nicola Irti, un grande avvocato, un grande amico, che appunto voleva che io facessi uno spettacolo. Io ci ho lavorato, ho scritto questo testo e quindi è nato ad Avezzano, nel teatro dove Lino Guanciale è anche direttore artistico e ha debuttato con Lino Guanciale. E adesso poi lo rifaremo in altre occasioni con un cast che cambierà a seconda dei periodi dell'anno, perché agosto si sa, le persone vanno in vacanza, gli attori lavorano e quindi facciamo uno slalom col cast, però facendo sempre uno spettacolo interessante che spero diverta e interessi il pubblico. Un pensiero invece sul teatro, sulla crisi del teatro e se c'è bisogno di rieducare alla bellezza. Il problema è più che la crisi del teatro, è una crisi dovuta alla concorrenza delle serie televisive che sono straordinarie, pazzesche, fanno concorrenza anche al cinema e quindi a casa oggi abbiamo il cinema, abbiamo la televisione, abbiamo il teatro, abbiamo tutto con questi grandi schermi, ma anche nel cellulare, e quindi uscire, pagare, trovare parcheggio, vestirsi bene per andare a teatro è diventata una cosa molto faticosa, e quindi se non c'è una occasione veramente straordinaria il pubblico fa più fatica appunto ad uscire.